Grazie mille. Beh, intanto mi fa piacere, come la volta scorsa, essere qui, perché essendo veneziano fare ogni tanto qualcosa in casa cioè, fa anche piacere. Quello che voglio presentarvi velocemente è un po' cosa è cambiato rispetto all'anno scorso proprio in tema di accessibilità. Allora, come vi ha già adeguatamente presentato, io sono il presidente della sezione italiana di IWA. IWA è al momento in Italia l'unica associazione di professionisti web censita dal Ministero dello Sviluppo Economico e raggruppa anche gli esperti di accessibilità, perché all'epoca della creazione della legge Stanca siamo stati l'unica associazione di professionisti audita. E chiedo, se vado troppo veloce, fammi un segno. Ok. Allora, dove stiamo andando? Il problema essenziale è come sta evolvendo l'accessibilità nel nostro paese. Abbiamo avuto un decreto, il decreto legge 18 ottobre 2012, numero 179. Questo decreto ha effettivamente portato forti cambiamenti alla normativa dell'accessibilità nel nostro paese. Io ci ho lavorato personalmente, ho tenuto anche duro a livello parlamentare, perché ci sono stati dei tentativi proprio di voler tagliare queste parti, perché il discorso dell'inclusione tutti lo amano, però a livello normativo dà sempre un po' fastidio quando vengono messi dei paletti. Cioè, tutti si vogliono bene, però quando si devono creare dei principi per volersi bene, per aiutarsi, mettendoli nero su bianco e mettendo soprattutto delle sanzioni se non vengono fatte le cose, allora, come dicono i francesi, si tira un po' il sedere indietro. Cosa è stato modificato? L'articolo 9. L'articolo 9 è il cuore della modifica dell'accessibilità in Italia. Sono state fatte modifiche alla legge Stanca, la legge 4/2004, modifiche al codice dell'amministrazione digitale, che di fatto è il codice che sancisce i diritti digitali del cittadino, nuovi adempimenti in materia di accessibilità per le amministrazioni, e viene dato un ruolo all'Agenzia per l'Italia Digitale, che è un'agenzia nata a giugno dello scorso anno su carta, ufficialmente non ancora nata, perché notizia del Sole 24 Ore di oggi, lo statuto di questa agenzia è stato ritirato dal governo per essere modificato. Quindi ad oggi esiste su carta una realtà che avrà delle responsabilità per l'accessibilità, però formalmente non esiste. Cosa è stato modificato nella legge 4/2004? Abbiamo fatto una piccola rivoluzione. Siamo riusciti a fare un'azione che non siamo riusciti a fare all'epoca col ministro Stanca. Abbiamo esteso l'applicazione della legge a tutti coloro che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per erogare i propri servizi tramite sistemi informativi o di internet. Che significa questo? Significa che anche il mercato dell'accessibilità viene esteso a soggetti come ad esempio i quotidiani online. I giornali ricevono contributi pubblici e quindi i giornali dovranno, se utilizzano tali fondi per erogare servizi in rete, quindi se usano parte del finanziamento pubblico per fare la versione online dei giornali, devono farli accessibili a tutti. Per il principio sacrosanto per cui se lo Stato ti dà un euro per fare qualcosa, deve essere qualcosa fruibile da tutti i cittadini senza discriminazione. Questo sinceramente non so come è passata, ma so, forse è un miracolo, forse non hanno capito l'effettivo impatto della norma. Ecco, la fortuna di queste tematiche tecniche spesso è quella, il legislatore non le capisce, vede che c'è di mezzo il concetto del sociale e quindi dice facciamola passare. Altra cosa importante è le postazioni di lavoro in ambito pubblico. All'epoca della legge Stanca, per questioni di bilancio, era stato detto nel settore privato il dipendente con disabilità ha diritto alla postazione informatica necessaria per svolgere il suo lavoro, nel settore pubblico era legata alle disponibilità di bilancio. Come dire, il dipendente privato era un dipendente di serie A, il dipendente pubblico disabile era un dipendente di serie B. Quindi si creava discriminazione. Abbiamo fatto notare questa cosa al governo precedente e è stato
stata inserita questa clausola che in pratica obbliga le amministrazioni a stanziare proprio all'interno del bilancio specifico dei sistemi informativi, cioè tutto ciò che utilizzano per acquistare computer e materiale informatico, devono stabilire un budget anche per le tecnologie assistive. Altra cosa, l'Agenzia per l'Italia Digitale dovrà stabilire le specifiche tecniche delle postazioni di lavoro, perché il problema qual è? Molte amministrazioni dicono: perfetto, ho una persona con una particolare disabilità, che tecnologie posso utilizzare? Cioè, quali sono le tecnologie che mi garantiscono l'accessibilità della postazione? E soprattutto, sono tecnologie disponibili sul nostro mercato? Perché, come penso ben sapete, le amministrazioni adesso dello Stato devono acquistare tutto tramite un sistema che si chiama mercato elettronico della pubblica amministrazione. Aggiornato anche di recente, anche come catalogo, perché una cosa che fa sempre sorridere e che faccio sempre presente, la lavagna interattiva, la LIM, la trovavate sotto cancelleria. Ora ditemi cosa c'entra una lavagna interattiva, che è una tecnologia ICT informatica, sotto cancelleria. Probabilmente chi l'ha catalogata ha detto: si tratta di lavagna, quindi la mettiamo insieme ai gessi e insieme alle lavagne classiche. Qui si aprirebbe il concetto delle competenze digitali, ma si potrebbe parlare solamente di quello per mesi e mesi. Nel CAD invece ho preparato per il vecchio governo alcune modifiche proprio a livello di guerra batteriologica, proprio siamo andati a fare delle inserzioni dedicate per garantire che qualsiasi documento prodotto dalla pubblica amministrazione sia accessibile. Perché io ho girato parecchio le amministrazioni pubbliche, si dice sempre: fatta la legge, trovato l'inganno. Molte amministrazioni, quando si diceva devi fare il sito web accessibile, dicevano: il sito web è una cosa, ma i documenti pubblicati all'albo pretorio non sono sito web, sono documenti, e quindi perché devo farli accessibili? Cioè, vi rendete conto a cosa siamo arrivati? Abbiamo dovuto inserire quindi la parola accessibilità e le parole non discriminazione in vari articoli del codice dell'amministrazione digitale, chiarendo una volta per tutte che qualsiasi documento pubblicato dall'amministrazione, compresa la modulistica, deve essere accessibile a tutti i cittadini. Soprattutto i documenti, pensiamo all'albo pretorio, ai moduli, ai formulari. È successo qualche anno fa, la provincia di Roma, mi sembra era stata, aveva fatto un bando dedicato a persone con disabilità per l'assunzione di persone disabili, e il documento era un PDF non accessibile. Allora, è un bando dedicato a soggetti che possono esserci, quindi anche persone non vedenti, e hai pubblicato un bando che questi soggetti non potevano consultare? Sì, formato immagine, perché chiaramente questo è un problema culturale dell'amministrazione, non lo fanno con cattiveria. Loro dicono: io produco il documento digitale, dopodiché per dargli valore devo stamparlo, devo farlo firmare da un dirigente, dopodiché lo acquisisco via scanner, perché è importante che ci sia una firma. Cioè, noi parliamo tanto di firma digitale, di PEC, questo e quell'altro. Io ho visto uffici pubblici che arriva la PEC, la stampano su carta, ci mettono il timbro, la ritirano su con lo scanner e dicono che quella ha valore. Quando gli si fa notare che la PEC ha valore solamente il file digitale originale, che quello che hanno fatto loro è un foglio di carta che può essere usato per la lettiera del gatto, allora cominciano a capire che forse qualcosa nel loro processo mentale non funziona. Il problema cos'è? È che spesso cercano di analogizzare il digitale, cioè non evolvono con la tecnologia, ma fanno regredire la tecnologia al mondo analogico. Diciamo, stiamo riuscendo a far passare il concetto di documento accessibile portandolo più che altro come beneficio per tutti. Allora, se abbiamo un PDF di 50 pagine fatto di scansioni, pensiamo un bilancio di un comune, se io sono un cittadino che comunque ci vede, per me è difficoltoso cercare dentro il bilancio una parola se non posso ricercarla nel testo, devo consultare tutto il documento.
Allora, per agevolare il cittadino, facciamo un documento che comunque contiene dei testi, cioè rendiamolo leggibile. Il vantaggio qual è? Anche a livello di archiviazione, documenti in formato PDF ben strutturati con un testo che sia effettivamente testo e non immagine, a livello di archivio possiamo lanciare un software di ricerca e dire trovatemi tutte le parole accessibilità dentro i documenti in archivio. Provate a fare la stessa cosa con una raccolta di PDF e immagine, non avete alcuna informazione. Quindi anche lo Stato, anche le amministrazioni pubbliche che fanno il cosiddetto fascicolo informatico, il protocollo informatico, stanno archiviando miliardi di contenuti senza valore, pure immagini che in un futuro difficilmente saranno ricercabili se non adeguatamente convertite. Quindi stiamo facendo passare il concetto per cui l'accessibilità, il documento accessibile, non è un beneficio soltanto per la persona con disabilità, ma per tutti i cittadini e soprattutto per l'amministrazione. Quali sono invece i nuovi adempimenti che sono stati inseriti a livello normativo per l'accessibilità? Abbiamo definito l'obbligo di creare un documento da pubblicare nel sito di ogni amministrazione entro il 31 marzo di ogni anno, che deve contenere gli obiettivi di accessibilità. Cosa sono gli obiettivi di accessibilità? Non è scrivere mi impegno a fare il sito web accessibile, ma è analizzare la situazione dell'amministrazione, valutare se il software utilizzato è utilizzabile da tutti, se come amministrazione ho una rete interna, ho una intranet, se la intranet non discrimina i miei dipendenti, perché se si pubblicano delle circolari all'interno dell'amministrazione, dell'università, facciamo ad esempio, e questi documenti non sono accessibili, se abbiamo persone, nel caso del PDF inaccessibile, con disabilità visiva, è chiaro che quella persona non potrà accedere al documento, non avrà informazioni adeguate. Poi abbiamo preso dall'esperienza del vecchio portale accessibile.gov.it, abbiamo inserito per legge un compito dell'Agenzia per l'Italia Digitale di effettuare il cosiddetto bastone verso le amministrazioni adempienti. Quindi se un cittadino si sente leso in quanto un'amministrazione non gli garantisce l'accessibilità di documenti e servizi, può fare formale segnalazione all'Agenzia per l'Italia Digitale. Formale segnalazione significa in modo che l'utente sia riconoscibile, quindi o tramite raccomandata o tramite PEC, segnalando il problema reale, quindi non la classica mail, il sito inaccessibile, cioè dovete dire qual è il motivo di inaccessibilità, cioè l'effettivo problema riscontrato, l'agenzia si prende carico, analizza e comunica all'amministrazione adempiente che deve adeguare i propri servizi entro 90 giorni. Se non lo fa, ci sono sanzioni dirigenziali e c'è anche il reato di omissione di dato d'ufficio. Perché se io ti do un termine di legge e non lo rispetti, normativamente omissione di dato d'ufficio. Quindi non c'è solamente la responsabilità in ambito amministrativo, cioè di essere tagliata la premialità dirigente, ma effettivamente il rischio è anche grosso. E questa è una piccola novità. L'agenzia, qual è il ruolo che ha l'agenzia? Quindi raccogliere le segnalazioni, seguirne l'iter, fare azioni di monitoraggio per l'accessibilità. E una cosa che sto pompando io all'interno dell'agenzia è proprio di coinvolgere le associazioni. Perché è chiaro che senza le associazioni, senza i diretti interessati, c'è poco da fare. L'agenzia ha pubblicato il 29 marzo una circolare, la 61 del 2013, che trovate nel sito digpa.gov.it, che dà delle indicazioni per le singole amministrazioni di come devono autovalutarsi per l'accessibilità. E questo è stato interessante perché molte amministrazioni hanno poi contattato l'agenzia facendo presente che grazie a questa circolare hanno capito che l'accessibilità non è solamente rendere il sito web conforme ai requisiti, ma è dare servizi accessibili ai cittadini, documenti accessibili e garantire alle persone con disabilità che operano all'interno dell'amministrazione di poter lavorare senza discriminazione.
cioè evitare la classica ghettizzazione, come la chiamo io, della persona con disabilità, per cui se non vedo, ci sento, ti metto a rispondere al telefono. Cioè, questa è, purtroppo è il 90% dei casi è questo, cioè non si valorizzano le persone. Si dice, tu di 5 sensi ne hai 4, ti metto a fare un lavoro per cui puoi usare gli altri 4 sensi. Ma se invece dai la tecnologia per non essere discriminato, la persona con disabilità può lavorare come qualsiasi altro soggetto. Cosa è successo di recente? Nella foto c'è il ministro Profumo che sorride sottoscrivendo l'aggiornamento dei requisiti. Diciamo, l'abbiamo preso per il cravattino, cioè è un sorriso un po' come dire ma avete rotto le scatole, vi ho firmato il decreto. Però diciamo, è successo questo fatto particolare, il 20 marzo ha comunicato via Twitter l'aggiornamento dei requisiti, quindi prima di comunicarlo come comunicato stampa ha usato la rete per dire ho firmato l'aggiornamento dei requisiti di accessibilità. Che significa questo? Non significa che a oggi abbiamo i nuovi requisiti di accessibilità, i nuovi requisiti sono stati firmati, c'è il decreto ministeriale, è andato alla Corte dei Conti. La Corte dei Conti deve restituirlo, può essere, mi hanno detto può essere questione anche di giorni oramai, andrà in Gazzetta Ufficiale. Cosa cambia per le amministrazioni e per i soggetti destinatari della legge, quindi anche i quotidiani e tutti coloro che ricevono fondi? Cambia che si applicheranno le nuove linee guida, le nuove, chiamiamole nuove, sono del 2008, le linee guida di accessibilità versione 2.0. le WCAG 2.0, che sono meno stringenti a livello tecnologico rispetto alle precedenti, ma sono soprattutto indipendenti dalla tecnologia. Cioè, mentre i vecchi requisiti erano legati prettamente all'HTML, cioè alle pagine web in HTML, quelli nuovi sono dei requisiti per cui esistono delle tecniche specifiche per differenti tecnologie. Potremmo applicarli per l'HTML, così come per il PDF, così come per il contenuto Flash, per il contenuto Silverlight, per le applicazioni Java, per qualsiasi contenuto. Proprio perché le WCAG 2.0 sono uno standard universale di accessibilità. Le ho chiamate standard perché oltre ad essere una specifica del consorzio W3C, sono anche una norma tecnica ISO. Essendo norma tecnica ISO, significa che pure le aziende dovrebbero essere incentivate all'uso, perché l'accessibilità deve essere vista come uno dei parametri di qualità dei servizi erogati. Perché se non garantisco un servizio accessibile, non sto dando un servizio di qualità. Perché erogando un servizio nel web do un servizio a tutti, e tutti significa non discriminare nessuno. Quindi dobbiamo tornare al discorso del bicchiere mezzo pieno mezzo vuoto, dobbiamo vederlo in modo positivo, come dico sempre dobbiamo vedere il bicchiere tutto pieno, perché il bicchiere è mezza acqua e mezza aria, non esiste il bicchiere mezzo pieno mezzo vuoto, un bicchiere visto positivamente è sempre pieno, quindi dobbiamo vederla positiva. La norma c'è. Quello che al momento manca, mi spiace, è spesso la presenza delle associazioni. Cioè quando bisogna segnalare, spesso viene, il soggetto viene lasciato solo, l'associazione si muove poco. Quindi andrebbero stimolate le associazioni a fare le associazioni, cioè a tutelare effettivamente i soggetti che hanno più bisogno. E io a questo punto ho finito e lascio la parola a chi tocca dopo di me. Grazie.